Ciao a tutti, io mi chiamo Sydney, benvenuti sul mio canale e sulla mia rubrica russaliana, appunti russi di un'italiana. Proprio in questi giorni a Mosca ha riaperto Starbucks, che aveva chiuso in seguito all'inizio della guerra a febbraio. Ovviamente non ha riaperto con il nome di Starbucks, ma come McDonald's, che ha riaperto con il nome di Vkusna i Tochka, Starbucks ha riaperto senza cambiare logo, ma con il nome di Stars Coffee. Oggi vi portiamo a fare un giro dentro, vediamo com'è il caffè, che probabilmente è lo stesso di prima, e poi vi mostriamo anche, a parte Starbucks, dov'è che i moscoviti bevono il caffè. Io non so se è una tradizione russa o se questa cosa la potete osservare anche in Italia o in altri paesi del mondo, ma qui a Mosca, almeno ogni volta che apre qualcosa, non importa se sia una cagata fenomenale, la gente si mette in fila. Quindi c'era la fila quando ha aperto il primo McDonald's, quello lì che ha aperto quando? Negli anni 90. Poi c'è stata la fila dopo che il McDonald's ha chiuso e ha aperto con il nome di Vkusna i Tochka. Adesso ha aperto Stars Coffee e già da 2 giorni c'è la fila per entrare. Проходим на третью кассу. Здравствуйте. Пожалуйста, мока маленький. И... А можно взять холодную? Холодную тогда. И сэндвич, сэндвич круассан. Софина, большое вам спасибо. Ваш классический круассан и пита курица. О, это не мио. Это я. Маленький мока, пожалуйста. Да, Сидни. Non lo sapeva leggere il mio nome, ma anche lui, sta faccio vedere. Cioè in realtà, vabbè, ma questo ha scritto Sini. No, Suni, Sini. Che ha scritto? Io ho detto Sydney. Ci sono diverse trascrizioni del mio nome a seconda se lo vuoi scrivere solo come un nome o come la capitale del... Vabbè, che non è la capitale, è la città in Australia, ma... questo è scritto Sarussa Y inglese. N russa e I kratka è russa, che ci sarebbe alla fine del nome se fosse Sydney, ma vabbè, lo trascrivono Sydney, è un casino. Cannuccia di cartone. Vediamo questo comunque, com'è mocha, perché a me piace il moccaccino, che non so, cioè in Italia a me piace molto il cappuccino, in Russia lo prendo, però ci mettono la cannella sopra normalmente, quindi io... preferisco prendere spesso il moccaccino dove c'è anche il cacao. Buono. E questo è freddo. Però è buono, però non è che è una cosa per la quale vale la pena pagare così tanto. Ora vi faccio vedere lo scontrino. 810 rubli. Sono tantissimi. Con il cambio corrente 810 rubli sono circa... cioè 13 euro per un tipo di caffè, un cornetto con il ripieno, cioè boh. Mi piace molto il croissant con salmone, che ci hanno messo la ricotta dentro. Il solito. Niente di particolare. Parentesi, vi racconto brevemente che tipi di caffè si possono ordinare in Russia. Innanzitutto c'è l'espresso, che non è l'espresso che potete trovare in Italia, quindi secondo me per un italiano che viaggia in Russia è inutile ordinare l'espresso, perché non sarete mai contenti. Per essere contenti dovete ordinare qualcosa di locale. Poi c'è il cappuccino, che in Russia non si differenzia molto dal caffè macchiato, semplicemente un espresso o due, perché ti riempiono un bicchierone così di cappuccino con il latte montato. In Italia sul cappuccino è d'obbligo fare la spruzzatina di cacao, mentre in Russia non si fa la spruzzatina di cacao, cioè quando gliela chiedi ti guardano tipo
Perché? E loro ci mettono una spruzzatina di cannella su richiesta. Quindi io non capisco tanto bene la differenza tra il cappuccino e il caffè macchiato, che in Russia tra l'altro non si chiama caffè macchiato, ma si chiama latte. Addirittura qualcuno che crede di fare così una parola alla moda dice latte. E poi c'è un altro tipo di caffè che è un'invenzione locale, è il raff. C'è uno shot di espresso e poi c'è la panna montata insieme allo zucchero vanigliato, tutto insieme così. Parlando delle altre caffetterie che ci sono a Mosca, una delle catene più famose, ma non solo a Mosca ma proprio in Russia, è Shokoladnitsa. Shokoladnitsa che tra l'altro nel linguaggio popolare viene spesso ironicamente chiamata Shokazadnitsa, cioè sciococulo. Kofimania, un'altra catena di caffetterie abbastanza cara. Anton mi dice che è molto amata dalle mogli degli uomini ricchi. Kofix, che forse è la peggiore catena di rivenditori di caffè di Mosca, non è nemmeno proprio una caffetteria perché spesso non ci si può sedere ma si prende al volo. Qualsiasi tipo di caffè costa 60 rubli, pochissimo. Si può prendere qualcosina da mangiare insieme al caffè, ma la qualità è proprio bassa. Questo è One Price Coffee. E delle catene economiche dove si può prendere un caffè da portare via è una delle più decenti. Se non l'hai ancora fatto, pigia il bottoncino per iscriverti al canale e ci vediamo un'altra volta, così ti posso raccontare qualche storia in più della mia vita in Russia. Ciao!